Il nostro obiettivo è fornire ai lombardi 5 milioni di mascherine al giorno. Alza ulteriormente l'asticella delle ambizioni, Raffaele Cattaneo, assessore regionale delegato alla difficile partita dei dispositivi di protezione che oggi è stato a Varese per consegnare alla provincia 4.500 pezzi destinati al trasporto pubblico locale. Sì, questa è una prima fornitura che Regione Lombardia ha assicurato per gli operatori del trasporto pubblico locale. Questi vanno per gli autisti dei nostri autobus e per quelli che garantiscono la continuità del servizio di trasporto. Sono state poi fatte delle consegne specifiche per Trenord per poter assicurare mascherine di protezione anche al personale di Trenord. È una primo segno concreto della vicinanza che la Regione Lombardia vuole manifestare a tutti gli operatori che sono ancora al lavoro e che garantiscono servizi utili nell'interesse di tutti, e questo avviene perché la nostra centrale acquisti, anche grazie alla produzione di mascherine della filiera locale, oggi è in grado di avere delle forniture che ci consentono di soddisfare non solo il fabbisogno della sanità e del sociosanitario, ma anche il fabbisogno degli altri servizi che sono tuttora operativi. Le aziende del territorio che hanno riconvertito la produzione stanno sfornando circa 1 milione di mascherine al giorno. A queste si aggiungono quelle recuperate a diversi livelli o acquistate all'estero. L'ambizione di ampliare ulteriormente la platea di imprese fornitrici tenendo la barra dritta su prezzi calmierati. Solo per la sanità sono 300.000 al giorno. Se aggiungiamo il sociosanitario, le RSA, i volontari, eccetera, arriviamo a 800.000 al giorno. Ma noi progressivamente vogliamo garantire mascherine per proteggere tutti coloro che sono ancora al lavoro e poi anche i cittadini. E la stima che abbiamo fatto è che possono servire fino a 5 milioni di mascherine al giorno.